aiutare i bambini del Kenya che soffrono di gravi patologie e malformazioni. Per questo nel 1992 è nata la Imani Rehabilitation Agency, un'organizzazione che opera in Kenya a Nairobi e che si occupa di soccorrere i bambini abbandonati o che hanno bisogno di cure difficili. Un progetto a cui anche Federanziani Solidarietà sta dando il suo contributo, supportando i costi necessari per far arrivare questi bambini in Italia. Per alcune cure specialistiche è molto costose. Federanziani Solidarietà è già impegnata con le sue azioni solidali a Malindi, dove i nonni italiani hanno adottato un orfanotrofio, contribuendo alla costruzione di nuove aule, di pozzi d'acqua, di una scuola di arti e mestieri per i ragazzi ospitati nella struttura. A tenere insieme le fila di questa storia è Faith Ndegwa, che cerca ogni giorno di aiutare questi bambini, insieme all'apporto di alcune associazioni, come l'Associazione Cilla di Roma, che mette a disposizione le proprie strutture quando i bambini devono venire in Italia per le cure. Sono molti gli ostacoli da superare, come racconta Faith, parlando di Maxwell e Christine, con la speranza di un lieto fine. For now, Maxwell is, Per noi è veramente un grosso, grosso problema ed è molto caro comprare le medicine per Maxwell. E così ho cominciato a contattare le persone che volevano aiutare e adesso Maxwell ha cominciato a gattonare e le medicine sono molto, molto costose per noi. Però riusciamo sempre ad avere degli angeli fra di voi, come voi che siete qui e altre persone che aiutano. Ci danno aiuto e ci danno forza per continuare a lavorare e cercare le medicine per Maxwell. Ha bisogno di un'operazione per la sua gamba affinché possa camminare. Al momento lui non può camminare e sente molto dolore quando vede i suoi compagni, i suoi amichetti di 2 anni e mezzo camminare. Christina è nata ed è arrivata da noi quando aveva solo 5 giorni. Lei arrivava dall'ospedale, non mi avevano detto che non aveva parti sessuali. Lei arrivava dall'ospedale, quindi dove la madre l'aveva abbandonata. Quindi quando io ho ricevuto la bimba e l'ho vista, ero scioccata. So when I opened, to my surprise, there was nothing but a little hole. I was shocked. Ero scioccata e ho cominciato a gridare. Sono tornata all'ospedale e gli ho chiesto perché non erano intervenuti. Ma loro mi hanno detto che bisognava pagare per l'intervento, bisognava pagare molto e non era stato fatto nulla. Non sapevo cosa fare, quindi ho chiamato di nuovo la mia sorella dicendogli non so cosa fare, un'operazione molto molto cara. Adesso lei è come tutte le altre donne. Avrà dei bambini e si sposerà e avrà una vita normale.